Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con la seconda partita del torneo Novi. La prima purtroppo l'abbiamo persa e quindi oggi dobbiamo per forza rifarci. Eh sì, oggi partita anche più alla portata perché il match scorso, ricordiamo, l'abbiamo affrontato contro l'Antomas, una delle formazioni più insidiose e pericolose di questo campionato, o meglio di questa competizione. Detto questo, oggi ritroviamo anche Fre, prenderà il ruolo di cabina di regia perché oggi Mister Gamberini deve darmi il minutaggio. Vai Fre. Sì, concordo. Penso che l'ultima partita l'assenza di Antimo, appunto, che era costretto mancava a stare dietro. Mancava l'attaccante, mancava quello che la buttava dentro. Vediamo se oggi ci riuscirà e riuscirà magari anche superare Fabio, che l'ultima partita ha fatto un solo gol. Sì, cioè sarà il capocannoniere del torneo. Esatto, aspettiamo chiaramente Antimo perché la classifica marcatori del torneo sappiamo già da chi verrà conquistata. Eh sì, tra l'altro devo dire che in caso qualora oggi non giocassi c'è una panchina che traballa. Vieni qui Beppe, vieni qui. È arrivata la pizza, non so se l'avevi ordinata. Sì, a Fabio. Sì, a te, salsiccia, patate. Perfetto, sì. Prova a vedere, prova a vedere se è giusta. Ma non è salsiccia patate questa. Tutto bene ragazzi? Tutto a posto? Comunque sì, io stavo polemizzando col Gambero che non mi ha fatto giocare nell'ultima partita. Allora, se questa non mi fa giocare lo facciamo fuori, Nick. Allora, in mia difesa non eri a disposizione. Cioè, io ti ho chiamato più volte, mi sbracciavo, ma tu dicevi devo fare il video. Quindi prendo il ruolo di allenatore giocatore, se c'è la possibilità. Allenatore giocatore trombato. Sì. Infatti, stanotte, ragazzi, ho fatto attività, riscaldamento, prepartita, mi sento in forma. Faremo meglio, anche perché ho da presidente, che il ruolo me l'ha dato Antimo. Ho preso un nuovo giocatore, Orla, nuovo giocatore, nuovo acquisto. Vieni, lo ci presentiamo. Piacere, Orla. Piacere, Antimo. Piacere, Fabio. Ciao, bello. Questo è un ragazzo che ho conosciuto facendo un altro torneo estivo. Mi ha impressionato perché mi guardava solo a me. Ho detto, figa, cazzo, se mi guardi mi dai la prima palla, devi venire per forza. I capelli come dove facevano a guardarmi. Hai ragione, assolutamente, guarda. Quindi, oggi, come ti ho scritto, poca pressione psicologica su di te. Ci hanno detto che sei il giocatore che deve farci vincere il torneo, qualora non vincessi, devi pagare non solo la quota di iscrizione, ma devi pagare anche qualcosa extra me, che poi dopo pattuiremo fuori off camera. Vado a casa... prima di giocare, no. Dai. No, non dire così. Allora, che ruolo sei? Vai, così lo presentiamo anche agli spettatori che non l'hanno Sono mai visto. A calcio 5, un laterale. Ho delle qualità, dai, tecniche abbastanza buone. Vediamo stasera se posso piacere, ecco, dai. Ci sta. Anni? Sono un 94, 29 anni. L'arma letale? La tecnica, direi, è dalla mia. Beh, dai, detto questo, noi siamo felici di averti in squadra con noi. Orla, cercheremo di vincere questa partita perché la prima l'abbiamo persa malamente. Però oggi dobbiamo rifarci anche a fronte di questo nuovo acquisto che abbiamo inserito in rosa. Fateci sapere ragazzi cosa ve ne pare dei commenti, se lo dobbiamo tenere, se lo dobbiamo cacciare, se ci deve dare dei soldi lui a noi per poter giocare con noi. Detto questo, direi che possiamo andare negli spogliatoi. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? No, hai parlato troppo, basta, sì, basta. Ciao, ciao. Andiamo a prepararci e giochiamo. Vai. E giochiamo, vai. Solo fatti, solo vamos! Pantaloncini? No, penso di no. Allora c'è più danni. Però ci sta, secondo me, dai, sta molto di anni 80, la Maradona, no? No, sì, ti ho spiegato anche, mi sembra fosse lui che, cioè più che altro del cambio, noi di solito a 5 facciamo uomo fisso, poi il cambio non lo so se è così naturale, che ti ho spiegato che se il tuo uomo viene da me, cazzo, lo prendo io, non mi seguo di drop, cioè quello c'è naturale, ok. Ma mi raccomando, mi gioco sulle fasce, seguite l'uomo, e anche lui, cioè, non mollare tipo, perché altrimenti ci troviamo in inferiorità. Quello che voglio è che deve essere così la distanza tra l'uomo. Se questo è l'uomo, la distanza è questa. Ogni volta che lui c'ha la palla, questa è la distanza giusta. Possiamo anche andare a passare fin da subito con quello che riguarda, finché siamo così all'inizio, non dovrei pensare che subito che anche l'ultima volta è il tuo okay, tempo. Perfetto, allora. Cioè con calma, perché con calma, sono 50 minuti. Sì, per il pallone che prendo il campo della tecnica. Ciao Totti! Un saluto da Totti. Eccoci dunque in cabina di regia in fase di telecronaca per raccontarvi la seconda giornata di questo torneo Novi. Dopo il primo scivolone per 5-2 contro l'Antomas, oggi arriva il Bonollo Team, Fre. Sì, oggi sicuramente la partita più alla portata per la squadra di Antimo e compagni. Vediamo proprio il numero 7 sistemarsi il codino che oggi verrà chiamato in causa. Il numero 7 come Cristiano Ronaldo, tra l'altro, vorrei ricordarlo. Intanto vediamo Abra Calaia che dà la palla al direttore di gara per questo ingresso in campo a sancire l'inizio. Serve una risposta. Tra l'altro il Bonollo Team ha perso contro la tua squadra per 3-2 proprio nel finale, all'ultimo secondo per Federici l'ha decisa. Quindi diventerà più difficile oggi sicuramente fare una buona partita a fronte di quelle che sono le premesse di questo match. Sì, sicuramente è una partita più abbordabile, come dicevo anche prima. È vero, sì, abbiamo vinto l'ultimo secondo, io alla fine quella partita non c'ero, però so che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, quindi vediamo anche come si comporteranno in ottica della prossima partita. Eh sì, intanto vediamo inquadrato Fabio che ha ancora un piccolo fastidio, una lesione inguinale per lui, ancora non smaltita del tutto. E adesso vediamo Beppe Gamberini in veste da CT, da mister di questa squadra, mentre Francesco in fase
di regia, di ripresa, ora si addormenta e riprende qualche casa. Cosa stavi riprendendo, Fre? E i fiori che erano molto belli, possiamo vedere delle... non so cosa siano quelli, però sono belli. Intanto c'è Abrakalai a dare indicazioni ai suoi, parte lui da pivot ed è via a questo match con Nick che scarica per Fabio, da questi a Giuliano Caputo che verticalizza ancora una volta per Nick. Questa volta però non riesce a giungere sul pallone il numero 10 dell'FDM Team. Si riprende col possesso da parte del Bonolo Team e ancora i biancoverdi con la 19 che verticalizza bene per il 3 che cerca il mancino. Primo calcio d'angolo di questa sfida, affidato proprio ai piedi del giocatore in camisetta bianco-verde. Ora l'8 gioca dentro per il 2. Pit con le manone e forcing da parte del Bonolo Team. Col 3 che gioca vicino per l'8, lo scambio 3-2. Attenzione, Fabio esce, cerca di contenere l'attacco degli avversari. Adesso sempre il possesso del 3 che va dall'8, gioca la sfera al centro. Giocatori sicuramente più propositivi di questo inizio di partita, sia l'8 che il numero 3. Adesso seguiamo Pit che va da Guido De Rosa, l'ex compagno di Fabio, finale Emilia. Scarica per Caputo, che cercava una soluzione vicino a sé, poi decide di tornare sempre dal numero 10 a Abrakalai che si è abbassato, poi proprio Caputo che va a servire ora a Fabio a destra, lo scambio sempre col numero 30, dunque il 10 che va dal 77, qui c'è Kvaratskhelia a Fabio Di Mauro che va da Guido, anticipato dal 19, attenzione al contropiede, 3 contro 2, il 3 allarga a destra dove trova il numero 2 che poi torna indietro con l'ausilio sempre dell'8, da questi al 19, verticale immediata, Pit Baroni fa sua la sfera e fa ripartire immediatamente il 77 che non riesce a uncinare la sfera. La palla è di nuovo possesso per i biancoverdi. Ora il 19 attaccato da Nick Calaia, forse con un fallo, non secondo il direttore di gara. Attenzione al numero 10 che guarda il 77 al centro, lo scavetto, il tocco sotto e arriva il vantaggio dell'FDM Team. Un fallo che a parer mio ci poteva stare, non è stato fischiato dal direttore di gara ed è seconda marcatura al turno 9 per Fabio Di Mauro e 1-0 FDM Team. Un gol importante per recuperare la strada persa nel primo match a livello di classifica per scacciare quest'ultimo posto. Ora il numero 3, il mancino, Pit, anche lui col piede sinistro sulla tre quarti, col 3 che va dall'8, uno sguardo al centro, si sposta la palla sul sinistro, poi Nick recupera, attenzione, una gamba un po' troppo dura, intervento a martello, si lamenta Nick, viene ravvisato il fallo, il contatto anche dal direttore di gara. Caputo pronto a battere questo possesso per l'FDM Team. Caputo che va da Calaia, tocca di prima per Guido De Rosa, si veste in assist man oggi Abrakalai e arriva anche il secondo gol di fila per Guido De Rosa. Sì, sicuramente qui tanti meriti a Calaia che vede una giocata che non in molti avrebbero visto, bella il tocco con l'esterno destro, da lì Guido è bravo, comunque freddo, lucido a segnare, gol che vale raddoppio. Adesso il numero 3 per la reazione, il 3 sibila il palo e si perde sul fondo. Adesso troppo spazio per il numero 3 del Bonolo Team, che si dispera perché sa che avrebbe potuto fare sicuramente qualcosina in più in questa circostanza. Adesso il possesso della Bonolo Team che prova a ripartire col numero 3 per dare un senso a questa partita e per dare speranze. Il sinistro forse sfiora Pit. E ora è il numero 2 attaccato da Orlando, numero 21. Poi cerca la verticale deviata proprio dal 21, l'11 che va sempre dal 21, che ora cerca il guizzo, lo trova Orlando! Il destro alto sopra la traversa. Adesso prova l'avanzata alla difesa bianco-verde, ma gli sottrae il pallone ancora una volta il numero 21 che va da Rena Gerlesco, il dribbling ai danni del 2, calcio di punizione. Pronto ad andare Renat, che carica il destro! La palla si insacca, forse anche una deviazione della barriera. Rena Gerlesco trova il suo primo gol in questo torneo 9, è 3-0. Sì, sicuramente la deviazione è determinante, però è bravo Renat soprattutto a prendersi questo calcio punizione perché lo fa come sempre con grande qualità, grande tecnica. Ancora una volta possesso per l'FDM Team, Gerlesco, che va da Caputo, ancora Gerlesco, controllo elegante, poi chiama l'avanzata di Orlando, lo riceve, lo va a servire ora, buona l'uscita del portiere, che ora prova a tramutare l'azione da difensiva offensiva, rischia anche tanto, per fortuna sua c'è un compagno, il numero 20 più nello specifico, a riprendersi il pallone. Cerca di imbastire una trama di gioco sempre col numero 8. Adesso attenzione, la palla dentro! Antimo tocca e devia. Caputo. La verticale a cercare probabilmente Renat, che però era un po' più arretrato. Ora il 20, il 21 si fa riprendere la palla. Attenzione ancora Orlando, Orlando, il sinistro! La parata del portiere. Ottima la risposta da parte del numero 1. Sì, ottimo anche il guizzo da parte di Orlando, che poi ha deciso di andare verso il tiro. C'era anche Antimo da solo dall'altra parte, forse in realtà era anche un po' chiuso, però comunque... Un po' egoista, un po' egoista. Adesso vediamo Renat, che va a destra a servire Caputo, ancora Caputo, pensa al destro, il tiro un po' masticato.
ancora il 30, che cerca una soluzione. Decide di andare ancora da Antimo, che di prima con l'esterno del piede destro va a servire Orlando. Ancora Orlando in possesso, cerca di districarsi bene in mezzo al traffico. Ancora Orlando, Antimo sul secondo palo, Orlando va, cerca di andare a servirlo. Il numero 8 qui bravissimo in copertura difensiva, salva quello che sarebbe potuto essere probabilmente un gol. Ora fallo laterale per l'FDM Team, alla sua seconda apparizione ad un torneo dopo la sconfitta ai quarti. Vorrà fare sicuramente qualcosa di più la squadra allenata anche da Nick Calaia. Tanto lo stop difettato da parte di Antimo si tramuta in una ripartenza da parte del numero 3, Pitt, due volte. Incredibile risposta, rimane in piedi fino all'ultimo e poi va a innescare Caputo in questo 3 contro 3. Ancora Caputo con la punta, il numero 8 Devi. Adesso attenzione perché ci sono azioni da una parte e dall'altra. La partita è bellissima in questo frangente. Il numero 3 prova a ripartire, fa fuori il 30. Ancora il 3 che allarga a sinistra dove trova l'8 che cerca questo pallone al centro. Pitt Baroni controlla e ora può far ripartire comodamente il numero 7 dell'FDM Team con Antimo che va a servire questa grande palla per Nicalaia. La domestica altrettanto bene il numero 10 che poi scarica all'indietro da Gerlesco. Ancora Gerlesco deviato dal 19. Adesso il possesso ancora una volta di Orlando che deve chiamare in causa probabilmente il portiere. Poi decide di isolare invece per il numero 10 Nicalaia che sbaglia il controllo. Adesso attenzione ancora l'8, l'uscita di Pitt Baroni toglie le castagne dal fuoco. E adesso vediamo che arriva il cambio, rientra Fabio Di Mauro, esce Antimo Di Mauro. La staffetta tra il 7 e il 77 sarà probabilmente una prerogativa in questo match, vedremo. Il numero 1 avversario che ora va a innescare proprio il 20 che addomestica la sfera, il dribbling in mezzo a 2. Nicalaia si va a riprendere il possesso, ancora Bracalaia, va dentro da Fabio Di Mauro, terzo assist di giornata, doppietta personale e 4-0, ancora una volta Fabio Di Mauro, ma Nicalaia disegna traiettorie. Il 3 che poi decide di tornare con la collaborazione del 2, attaccato anch'esso da Fabio, attenzione, cerca di cavarsela, Fabio si va a riprendere questo pallone, poi Calaia ancora dentro da Fabio, esce il portiere, e poi attenzione che non è finita, ancora Calaia, Abra Calaia, cerca lo spazio per il sinistro, Calaia, ancora una volta il portiere, a dirgli di no, e ora Guido De Rosa si va a riprendere il possesso, ancora De Rosa, il 22, cerca Calaia, che non ci mette la testa, poi finisce a terra, arriva il 3, marcato da Orlando. Adesso ancora una volta l'uno contro uno statico, decide di cambiare aria, di andare a destra per trovare il pertugio giusto. Il 3 va dentro dal 20, lo stop difettato. Pitt riconquista il possesso e con i 4 secondi a disposizione esce anche dalla propria metà campo. Dunque Fabio che tiene in pallone in vita, Fabio in uno contro uno col 3. Le finte di corpo di Fabio che poi va al mancino e brucia sul primo palo il portiere. Questo è un gol bellissimo da parte di Fabio Di Mauro che con uno scatto felino, con agilità assoluta, riesce a conquistarsi lo spazio per il sinistro e batte il portiere. È 5-3, davvero bello il guizzo di Fabio. Forse avrebbe potuto fare qualcosina in più il numero 3, ma oggi è davvero un Fabio on fire. Sì, sicuramente un bel gol da parte di Fabio, bella esecuzione, però un po' passiva qua la difesa secondo me avversaria, che lascia tanto spazio e tanto tempo a Fabio per fare un po' quello che vuole, che comunque è bravo a coordinarsi e a calciare sul primo palo e a battere il portiere. A De Rosa, Fabio è tutto solo a destra, De Rosa preferisce fare tutto da solo, poi va da Fabio che cerca il pallone dentro, voleva l'1-2 con Guido, capisce tutto il portiere. Adesso attenzione il possesso ancora per il 77 che va dall'11, ancora Renan Gerlesco con le solite finte, allarga a sinistra dove trova Guido De Rosa, ancora De Rosa che va a dialogare ancora con Fabio e arriva anche il poker personale per Fabio Di Mauro ed è 6-0, 4 gol per Fabio Di Mauro, sicuramente l'MVP di questa squadra. Adesso rientra il gol a Tantimo. Antimo avanza, Caputo lo vede per un attimo, poi decide di crearsi lo spazio necessario per calciare in porta. La palla deviata dal numero 2, poi riparte l'8, da questi al 20, a sinistra c'è sempre il classico 8, preferisce andare dal 19 però in questo caso. Giocatore con la maglia numero 20, si riappropria della sfera, ancora una volta Caputo, De Rosa che manda lunghissimo, Rena Gerlesco dalla parte opposta, c'è Antimo, Gerlesco decide di fare tutto da solo e lo fa bene. Arriva anche la rete del 7-0, arriva la seconda rete per questo match da parte di Rena Gerlesco. Sì, bel gol da parte di Renat che mette in mostra tutte le sue qualità e tutto il suo potenziale. Bellissima la giocata, bravo nello stretto e poi finalizza bene con lucidità e freddezza per battere il portiere, grandissimo giocatore Renat. Eh sì, non ha trovato la rete nel primo match, ci è andato però vicino. Oggi invece ne ha già trovati due, complice comunque sicuramente un avversario più alla portata che però ha perso solamente 3-2 all'ultimo secondo contro di voi. Adesso rivediamo il recupero palla di Antimo, incredibile, che va a innescare Rena Gerlesco. Da questi ancora Antimo che sfida il numero 8, le finte di corpo, poi cerca la sterzata sul destro. Il numero 8 lo contiene e riparte ora con la collaborazione del numero 20 che torna sempre dall'8. Da questi ancora al 20 che cerca di innescare sempre il compagno di squadra. Antimo scorta l'uscita del pallone.
conquista un altro possesso l'FDMT, imbattuto proprio ora dal numero 7 che va dal 30 da questi a Nick Abrakalaya, che vede Antimo, cerca di andare a servire il numero 8. Ottimo il lavoro in ripiegamento difensivo. Dunque il 2 ancora l'8 che va dal 19. Nick Abrakalaya si riappropria del pallone, sgasa sull'8. Calaia fa tutto bene, fa fuori anche il portiere. Calaia, c'è Antimo tutto solo al centro! E arriva anche il gol di Antimo Di Mauro. La prima marcatura al torneo 9 anche per lui. L'assist è al bacio da parte di Abrakalaya. Non perdono il 10, tantomeno il numero 7. E ora l'esultanza. Ho colpito ancora. Sì, bravi tutti e due, anche se chiaramente ancora una volta gran parte del lavoro va a Nick Abrakalaya. Antimo, bravissimo, comunque grandissimo gol, grandissimo giocatore, rapinatore d'aria, era lì pronto a aspettare quel pallone, gli è arrivato e non può sbagliare uno come lui. E ora è il numero 3, quando il passivo è di 8 reti a 0, quando c'è ancora tutta una partita da giocare. Adesso Antimo col tacco va a innescare Renato Gerlesco, il numero 20 riesce a contenerlo in un qualche modo. Poi il 10 che va sempre dall'11, che punta in 1 contro 1, l'8 ancora Gerlesco, il portiere a dirgli di no. Possesso da parte del numero 30, il 7 si propone, Caputo decide di andare sempre alla sua destra dove trova Abrakalaya, la solata di Abrakalaya, le finte deliziose, Calaia dentro per Gerlesco che va ancora da Calaia, lo faccio io, lo fai tu, cerca Calaia il palo con questo trick davvero mostruoso, una skill vietata in 12 paesi. Abrakalaya la cerca, la trova. Per poco non trova anche la rete del 9-0. Intanto il direttore di gara fischia ora e sancisce il termine di questo primo tempo. FDM Team 8, Bonollo 0. Però devo dire, Renat, c'era l'occasione, hai calciato in porta, hai fatto pure gol, ma c'era Antimo da solo. Egoista! Bisogna vincere il capocannoniere, sono 100 euro, ragazzi. Eh sì, 4 più 1, 5. Abbiamo Fabio Di Mauro. Intanto c'è anche Orra, nuovo acquisto. Come ti sembra la squadra? Ottima. Oltre a me che sono triste come... Ci stiamo divertendo. Quali sono le tue vibes? Hai trovato anche un gol, secondo gol consecutivo. E poi c'è Renato Gerlesco, tanta roba. Il classe 2006 che lo vuole mezza Europa. Nick, non è ancora... Hai segnato te? No, non ancora. Cazzo, sei l'asciutto in questo torneo, bro. Purtroppo sì, però sono a 4 pali, vince qualcosa che prende più pali contro me. Eccoci tornati in telecronaca per seguire assieme questo secondo tempo, questa ripresa. Sul punto di battuta troviamo il 20 che scarica la sfera all'indietro per il numero 2. Vediamo quale sarà la reazione da parte del Bonollo Team, chiamato a reagire. Sicuramente 8 reti sono tante, però deve evitare un passivo ancora più pesante. Sì, e sicuramente il primo tempo non abbiamo visto una partita incredibile da parte del Bonollo, che non ha giocato una buona partita. È partito anche discretamente bene, poi è andato calando e sta subendo una disfatta. Adesso il numero 8, il break e la parata incredibile da parte di Pitt con i tacchetti del piede destro. E ora il 20 che va dal 3 davanti a sé a Guido De Rosa, lo sfida il 3 che va al mancino. E adesso Pitt lo neutralizza così e fa ripartire subito dalla parte opposta Fabio Di Mauro. Il controllo palla al piede, ancora Fabio Di Mauro con eleganza, tanto spazio Di Mauro! E arriva anche la manita personale per il numero 77 dell'FDM Team, che ora sigla il 9-0. Tutto troppo facile con tutto questo tempo e spazio. Sì, ha già fatto un gol simile in questa partita, l'abbiamo visto nel primo tempo, sempre a convergere verso il centro, poi a chiudere sul primo palo. Altro bel gol, chiaramente, sempre un po' di colpo alla difesa vanno date perché sono abbastanza evidenti. E ora riconquista il possesso ancora una volta Guido De Rosa, poi Gerlesco. Gli sottrae il pallone sempre il numero 20 che prova a ripartire col 2. Gerlesco se lo va a riprendere, poi duella con l'8 il tunnel. Poi il portiere toglie le castagne dal fuoco e riavvia la manovra, sempre con la collaborazione del numero 8 che va ora dal 20 attaccato dal 77 del FDM Team, nonché capocannoniere attualmente di questo torneo. È salito a 6 il bottino dei gol realizzati fino ad ora. Adesso vediamo il 3 che cerca di districarsi in mezzo al traffico. Ancora il 3, buone le finte, ancora il 3, Pitt! E ora il 2 pensa per un attimo alla conclusione, poi va a servire proprio l'8, gli sporca la sfera Guido De Rosa che poi favorisce Pitt, che va ora a innescare conseguentemente ancora Gerlesco. Vede al centro Guido De Rosa, l'anticipo del portiere, attenzione che ora è scopertissimo l'FDM Team, il portiere, il coast to coast, ancora il portiere! La palla di poco a lato. Adesso Fabio Di Mauro, dialogo con Gerlesco che torna sempre da Di Mauro, che ora cerca lo spazio necessario per tirare, non ce la fa ma rinizia con calma, anche perché con un passivo così pesante c'è la possibilità di riniziare con calma. Il destro adesso di Fabio è neutralizzato proprio dal portiere. Adesso ho Caputo all'indietro, vediamo se giocherà la sfera in direzione 30 o se favorirà il 22. Vediamo Fabio che va al centro, la deviazione dell'8 e arriva anche il mezzo gol di Fabio in questa circostanza, che ha cercato l'assist direzionato Guido De Rosa, tocca sfortunatamente il numero 8 del Bonollo Team e adesso è 10-0 e doppia cifra. Ancora Calaia, buono il pallone ancora per il 21, capisce tutto però il 20 che va a innescare ora il 3, attenzione ancora il numero 3
deve uscire Pitt, poi decide di tornare in porta, ma attenzione che non è finita, il numero 20 allarga a sinistra dove c'è l'8 contro Antimo. Antimo si va a riprendere un gran pallone, si va a riprendere anche il possesso per la propria squadra. E ora proprio De Rosa che va dentro per Antimo Di Mauro, controllo col sinistro, dunque il destro a verticale ancora per Guido De Rosa, voleva l'1-2, il 7, non lo chiude il 22, ma attenzione che è subito azione dalla parte opposta, chiude da ultimo Nicca Bracalaia che ora ha preso le vesti di difensore centrale, di fatto tutto campista di questa squadra. E adesso è il numero 8 contenuto da Antimo, ancora il numero 8, il destro deviato. Fa tutto bene ancora Orlando, il coast to coast a favorire poi l'inserimento di Fabio che è chiuso, decide di tornare indietro con Abra Calaia, ancora Calaia. Ha bisogno di una soluzione, la trova a destra dove va a pescare Antimo che va ora proprio da Orlando. Orlando, il movimento di Antimo, Orlando preferisce tornare indietro dal 77, da questi Abra Calaia si propone Antimo. Calaia va dentro da Fabio Di Mauro che va a pescare il tunnel e va a trovare il sesto centro in questa partita. Vola in cima alla classifica capocannonieri, 7 gol per lui e ora è 11-0. Adesso siamo già dalla parte opposta col 19 che prova a ripartire, cerca una soluzione, prova l'imbucata. Fabio Di Mauro dice di qui non si passa e prova poi a ripartire con la solita collaborazione di Orla che va proprio a servire il 77, da questi al 7 lo stop, cerca di giocare la palla al centro per Fabio che non arriva ad un niente, qui avrebbe potuto fare addirittura il settimo gol della sua giornata. Adesso la staffetta tra Rena Gerlesco e Antimo Di Mauro, esce il 7, entra l'11, Pitt che va da Caputo che cerca ora la verticale immediata, servire a Bracalaia, lo stop di petto di Calaia che va a servire involontariamente probabilmente Rena Gerlesco, la suola all'interno, Gerlesco, mamma mia, altra giocata di alta scuola. Rimessa in gioco ancora per i verdi che gioca ora la sfera per il 19, ma capisce tutto ancora Fabio, lo sprint del 77 che vede Rena sul secondo palo, serve Gerlesco Di Mauro e arriva anche la tripletta per Rena Gerlesco, si è fatto trovare al momento giusto, al posto giusto, buonissimo però il break di Fabio Di Mauro. Non è ancora finita, può ampliare ulteriormente il risultato dell'FDM Team per il discorso di differenza reti come ricordavamo prima, anche perché la sconfitta è stata pesante nel primo incontro per 5-2, intanto numero di Fabio che poi va col tocco sotto e per poco non trova l'Eurogol. Prova a ripartire ancora una volta Pitt che pensa al sinistro, adesso voleva la gloria personale anche il numero 12. Si alza proprio Caputo, si abbassa invece Antimo, De Rosa va da solo, fa tutto bene De Rosa, poi larga a sinistra da Rena Gerlesco, ancora dentro per Guido De Rosa, che col mancino sigla la rete del 13-0, distanze incredibili ora, gli avversari attendono solamente il fischio finale di questo incontro. Sì, a questo punto forse anche l'FDM, perché di fatto la distanza sta diventando veramente molto importante, e chiaramente il risultato non è assolutamente in bilico, quindi anche per l'FDM appunto la partita ormai chiusa. Vediamo il numero 8 che gioca la sfera per il 2, da questi ancora l'8 che sta alla bandierina, il dialogo ancora una volta col 2, Abra Calaia lo va a pressare, adesso sembra quasi sperare che passi il più tempo possibile, il Bonollo Team, arriva ora il fischio del direttore di gara, il secondo incontro di qualificazione si conclude col punteggio di 13-0 per l'FDM Team, una vittoria sontuosa, importante anche in vista dei prossimi impegni, ma c'è stata una squadra sola in campo, Fre. Sì, sicuramente l'FDM oggi ha fatto una buona partita, l'avversario non era sicuramente dei migliori, però questo tipo di partita può aiutare anche a collaudare il sistema, a vedere se anche la fase difensiva migliorerà nel prossimo match in cui saremo contro e vedremo come ce la caveremo tutti e due. Ma secondo me c'è anche fatto una 2 con questi qua? Sì. Non c'era. Ah beh. Però sì, ma giusto stato. No, vabbè, però per capire. A questo punto sfruttiamo il fatto di giocare una squadra avversaria per fare no, soprattutto sai cosa? Miglior marcatore Fabio. Prossima partita ti faccio fare un sacco di gol così vinci di marcatore. Se ti faccio fare 10 gol la prossima partita mi dai 20 euro di 100. Allora è arrivato questo momento, mi stanno premiando. Di Mauro, no aspetta, stanno premiando Di Mauro. Di Mauro senior, no junior. L'MVP è Di Mauro. No, ma come? Con i suoi 6 gol di questa partita, va in cima alla classifica marcatori. E allora eccoci nel post partita della seconda sfida di qualificazione che è finita 13-14-0, non ricordo neanche più quanto, ti ricordi Fabio? 14 penso. Cioè non è per ridere gli avversari, davvero non mi ricordo. Neanche io non mi ricordo. Tra l'altro è arrivato sesto gol di Fabio in questa partita che equivale a dire essere il capocannoniere del torneo fino ad ora, c'è il premio di 100 euro. Cioè sì, da dire, la cosa che più importante ad oggi è questa appunto, dobbiamo vincere sti soldi che così Fabio ci porta a Pù. A Pù?
a pulire casa, penso, no? Dove ci porti? Va bene, va bene. Detto questo, Nick, ho trovato un gol su un tuo assist al bacio, devo dire. Ho trovato la rete, che tu non hai trovato, Abracalaia. No, infatti, cazzo. 1-0 per me. 1-0 per Anti, ma ero convinto che oggi avresti fatto gol prima di entrare in campo. Non sono riuscito a trovarlo per meriti del portiere, non credo, perché ne hanno presi 14 o 13, però allo stesso tempo va benissimo. Cosa farà Abracalaia nella prossima stagione? Vuoi dare qualche spoiler? Qualche spoiler? Unico spoiler. Vai. Nel nome dell'anno prossimo ci avrò scritto Abracalaia, non Calaia. Però grazie ad Antimo che mi ha dato questo soprannome ormai riconosciuto in tutta la regione. In tutta Europa, in tutta Europa. Europa, tutta Europa. Ho visto l'altro giorno dei turisti che sono venuti dalla Germania, da Stoccolma più per la precisione, fanno Abracalaia, Abracalaia. Detto questo, come hai visto la partita, Fabio, dici qualcosa, qualche tua impressione. Oggi in veste di gol d'or, 6 gol, hai fatto i gol che non hai fatto in tutta una vita praticamente. Vabbè. Vabbè dai, c'è poco da dire sulla partita di oggi, diciamo che erano un po' squilibrate, vabbè Calaia non ha trovato il gol però li ha fatti fare, quindi vabbè dai, è stata una partita facile. Intanto l'MVP l'hai vinto te, quindi anche se li ho fatti fare è giusto che il migliore in campo oggi è stato Fabio. Prestazioni davvero straordinarie, infatti ho detto cazzo, e c'è ancora male che è andato dal mio fisioterapista, poi Pippo ti saluto, è anche lesionato, quindi lesione, 6 gol, tanta roba. Detto questo io chiamerei altri due protagonisti di questa sfida, Guido De Rosa e Giuliano Caputo. Beh allora ragazzi, voi comunque anche oggi avete fatto la vostra buona prestazione. Giuliano oggi non hai trovato il gol, la partita forse te l'avrebbe permesso, ancora a zero dopo due partite, insomma, possiamo migliorare. Non lo so, oggi non mi posso lamentare per come ho giocato, perché penso alla fine di aver dato sempre alla solita mano alla squadra, però ho visto la porta, avrei potuto trovare il gol, ma va bene così, dai, da un difensore centrale non ci sono troppe aspettative sul far gol, quindi. Beh, altra parte Guido, hai segnato la prima giornata, anche oggi hai segnato, giusto? Sì, ho fatto 2 gol e 2 assist. Potevo fare anche di più, solo che mi piace giocare per la squadra, quindi è importante che si porti a casa il risultato e ci giochi bene. Ti è mancato giocare con Fabio, questo incredibile rapporto che c'è da finale Emilia, ancora oggi siete ritrovati in questo tipo di torneo e sicuramente secondo me è anche bello vedere come giocatori del canale si ritrovino così. Assolutamente, cos'è? 2 anni che non ci... Mi fa sempre molto piacere, vengo anche molto volentieri. Infatti mi ero tenuto libero per questo torneo qua, sapevo che prima o poi mi avrebbe chiamato. Comunque bellissimo cappellino. Grazie, grazie, avete visto? Ringraziamo Ivi che ci ha regalato questo cappellino. Tra l'altro è già il secondo, il primo ce l'ha dato in occasione della 100 tiri cap. Veramente grazie, bellissimo. Passate anche dal loro sito per comprare cappellini simili. E ringraziamo assolutamente Cristian Magliocco, il nostro grafico, per questo bellissimo logo, che è quello che vedete tra l'altro anche sulle maglie. Contattate Cristian Magliocco, ragazzi. Perfetto, grazie allo sponsor del cappellino. Ora che ci siamo tutti, introdurre quella che è la prossima partita giocheremo contro. Ho un po' di paura, devo dire la verità. Chiedo ufficialmente a Fabio di riposarsi per il suo premio inguinale. Nick, anche te ti vedo un po' stanco, secondo me è meglio che... Te Giuliano puoi giocare tranquillamente, tanto non sei un problema. Ragazzi, come sempre, fatevi sentire con il vostro supporto, lasciate mi piace al video, commentatelo, iscrivetevi al canale, attivate inoltre come sempre la campanellina. Mi raccomando, passate anche su Instagram dei ragazzi e anche su quello di Fabio Di Mauro Official. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!